Bentornati sul canale, benvenuti se questa è la vostra prima volta da queste parti. Come potete vedere non sono nello studio solito di casa mia, ma sono ospite di Dream Studio. Dream Studio è il nuovo studio di Andrea Dicenzo con cui collaboro per i video di matrimoni e l'argomento di oggi ha a che fare proprio con l'idea di avere o meno uno studio. Quanto è importante per un filmmaker o videomaker avere uno studio come questo? Devo precisare una cosa, stiamo parlando della figura professionale del videomaker solitario, ovvero un professionista che realizza contenuti video più o meno da solo. 15 o 20 anni fa era impensabile che una persona da sola potesse creare uno spot pubblicitario o un video musicale. Ma da quando sono comparse macchine fotografiche come questa, che permettono di girare video ad altissima qualità ad un prezzo relativamente contenuto in dimensioni molto compatte, il mercato è cambiato. Oggi come oggi non è del tutto fuori dal mondo pensare che un'azienda, anche una grande azienda o una grande band, possano rivolgersi ad una singola persona munita di una macchina che costa forse 2 o 3 mila euro per chiedergli di girare un video anche ad alto budget. Ora è chiaro che se parliamo di un'agenzia di creativi che ha 10 persone che collaborano e che lavorano insieme, che ha bisogno di 4-5 postazioni di montaggio fisse e che ha materiale e attrezzatura per decine di migliaia di euro, per cui ha bisogno di un posto sicuro e sorvegliato dove poterle tenere, lo studio a casa è praticamente impensabile. Al contrario di Andrea, che ha questo studio fantastico, io lavoro quasi sempre in una stanza che ho ricavato a casa mia e che dedico esclusivamente a girare questi video, ma soprattutto a tutta la fase di montaggio e post-produzione dei video che poi ovviamente giro all'esterno e in altri posti. Lavorare da casa ha una serie di vantaggi. In primis è casa vostra, quindi è economico in quanto non dovete affittare o comprare un luogo a parte. Non dovete spostarvi, quindi prendere la macchina, andare a piedi fino al vostro studio, e siete completamente padroni del vostro tempo, potete decidere più o meno quando cominciare a lavorare e quando finire. Questo aspetto di non avere orari è da un lato un bene perché vi potete gestire il tempo come volete, dall'altro è una grossa fregatura perché in realtà rischiate, soprattutto quando avete scadenze molto vicine, di lavorare 15 ore al giorno senza mai staccarvi da quella sedia, visto che comunque siete a casa vostra. Avere uno studio dedicato invece vi permette di avere un orario ben preciso, non so, dalle 9 fino alle 8 di sera o fino a mezzanotte o quando vi pare, per potervi dedicare solo e esclusivamente al vostro lavoro. Una volta che avete finito di lavorare in studio potete tornare a casa e pensare ai cavolacci vostri. Un altro aspetto sicuramente positivo dell'avere uno studio è quello di poter ricevere i clienti in un posto che è sicuramente più professionale rispetto al divano dello studio di casa vostra. Questo ovviamente dipende dal tipo di prodotti che offrite. Se il vostro core business è quello dei matrimoni, probabilmente avere uno studio è un'ottima idea in quanto potete avere un posto dove ricevere i clienti. Se invece lavorate con brand, aziende e entità più grandi e non con privati cittadini, il fatto di non avere uno studio è più o meno irrilevante perché o andate nella sede dell'azienda per cui dovete lavorare oppure trovate un posto, diciamo, neutro dove incontrarvi, che può essere un bar o un pub o un ristorante, e lì potete parlare di lavoro. Nella peggiore delle ipotesi potete affittare una sala riunioni in uno spazio di coworking e incontrare lì i vostri clienti. Quindi, in buona sostanza e riassumendo, avere uno studio da casa è economico, pratico e soprattutto vi consente di lavorare senza orari, il che però non è una cosa assolutamente positiva o negativa, in quanto potete farvi prendere la mano e lavorare 15 o 18 ore al giorno. Di contro, avere uno studio costa, può essere poco pratico nel momento in cui non lo avete vicino al posto dove abitate, però vi dà una serie di vantaggi in termini di rappresentanza e soprattutto di orari di lavoro, in quanto potete gestire la vostra attività come se fosse un'attività dipendente con un ufficio che ha degli orari ben precisi di apertura e di chiusura. Tutto questo discorso comunque è molto in linea di massima e, se vogliamo, anche un po' riduttivo. Diciamo che descrive un paio di scenari ideali che poi in realtà vanno modificati in base alle esigenze di ognuno, soprattutto in base al tipo di video che voi create e in base al tipo di clientela a cui voi vi rivolgete. Come accennavo prima, se il vostro business è soltanto quello dei video matrimoniali, allora probabilmente lo studio è una buona idea. Tuttavia, esistono fior fior di professionisti che non sentono l'esigenza di
avere un luogo dedicato alla loro attività, ma per esempio se devono incontrare dei clienti li incontrano, come abbiamo detto, in luoghi neutri, oppure si affidano a Skype. Un altro esempio completamente diverso può essere quello dei videomaker che fanno solo esclusivamente video di viaggio. Nel loro caso avere uno studio è quasi perfettamente inutile, in quanto sono in giro per la maggior parte del tempo, si tratterebbe di prendere dei soldi e buttarli fuori dalla finestra. E infatti alcuni dei migliori videografi di viaggio non hanno uno studio ma lavorano da casa, o addirittura montano i video di viaggio quando sono ancora in giro per il mondo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Ringrazio Andrea Dicenzo per avermi ospitato nel suo Dream Studio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccola. Eccola, vedi, senti il meccanico. Questa macchina qua davanti proprio. Sì, buonanotte. Dai che ce la fai. Insonorizzazione serve. Via. La macchina.